Doppio compleanno oggi per l'imprenditoria aretina, Giancarlo Fabrizi quest'oggi compie 70 anni, ma al contempo compie 50 anni la sua creatura, la Nova Verte. Nova Verte, esattamente, nato come studio nel 1966, poi in attività dal gennaio del 68, dopodiché in crescendo 75, 85, 92, 98. Questi sono gli anni, diciamo, cruciali che hanno segnato lo sviluppo di un'attività che è nel suo genere unica, perché chiaramente noi siamo riusciti a sviluppare un prodotto che, come la settimana enigmistica, ha tanti concorrenti, ha tante imitazioni, però non riescono a fare quello che sia prodotto originale, perché chiaramente c'è stato investito in macchinari, in persone, e quindi sotto certi aspetti è un motivo di vanto, perché dopo tanti anni ancora essere, diciamo, competitivi e innovativi, perché dal punto di vista tecnico questo prodotto ha tutta una serie di soluzioni che purtroppo tante persone non valutano per quello che effettivamente dà e quello che potrebbero ricevere e avere. Possiamo pensare che raggiunto un traguardo basta. Io perché ho sempre investito? Sono partito da una realtà di 600 metri quadri da solo. Quindi io sono partito a svolgere l'attività da solo, io e Giancarlo. A un certo punto di vista Fabrizio, dopodiché a un certo momento, in un modo o in un altro, certo, a 20 anni uno ha una vigoria e una forza fisica, per cui non ha paura di niente. A 70 anni invece a un certo momento rimane la fantasia di dire: Madonna, quando partivo da Arezzo, arrivavo a Sanremo, tornavo da Sanremo, andavo a Roma, da Roma tornavo a Arezzo, oggi mi fa fatica arrivare da casa all'ufficio, l'ufficio a casa. Questo purtroppo per certi aspetti però è la realtà della... E auguro a tante altre persone di poter raggiungere lo stesso risultato, perché in un modo o in un altro l'Italia ha veramente bisogno di imprenditori e non prenditori. Questo è quello che mi sento di dire alla classe imprenditoriale.